Allora, buongiorno e bentrovati a questo nuovo appuntamento con i webinar promossi e organizzati dall'Armando Editore. Oggi parleremo di un tema molto attuale di cui abbiamo parlato, insomma, diverse volte, ma sempre con sfaccettature diverse, quindi un tema sulla scuola. E le nostre ospiti sono la dottoressa Serena Zurma e la professoressa Maria Dari. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, intanto io vi presento e poi vi lascio la parola. La professoressa Maria Dari è stata dirigente scolastico per 26 anni, e ha diretto la Scuola Europea di Parma, che ha sede a Bruxelles presso il Parlamento Europeo. Ha scritto il DPR 275 sull'autonomia della scuola e attualmente è il presidente dell'IRSEF, l'Istituto Ricerche sulla Scuola, l'Educazione e la Formazione. La dottoressa invece Serena Zurma è psicologa e psicoterapeuta. Dopo un avvio in ambito educativo ha proseguito il suo interesse per i minori ed è un'esperta di psicologia giuridica e anche di psicologia scolastica e anche lei collabora con l'IRSEF. Giusto? Perfetto. Sì. Esatto. Allora, io vi lascio la parola e come ho detto inizialmente vi prego di utilizzare il tasto di alzata di mano per intervenire, ma a fine intervento, oppure potete scrivere in chat e io poi leggerò le domande. Grazie mille. Allora, buongiorno a tutti. Insieme a Serena, anzi, il lavoro è proprio di Serena, è stato un lavoro di confronto per quanto riguarda il giudizio, però il lavoro di oggi è un lavoro che Serena ha attivato e scritto nel corso della sua esperienza scolastica con i ragazzi, e riguarda proprio quello che si fa a scuola e il lavoro scolastico con quei ragazzi che noi ci ritroviamo a scuola con tutti i loro pregi e con tutte le loro e tutti i loro punti deboli che come docenti dobbiamo sostenere. La scuola è il luogo dove i ragazzi fanno la loro esperienza maggiore. Io ho sempre detto che spesso un ragazzo sta a scuola più di quanto una persona, resta nel proprio posto di lavoro, soprattutto ad esempio nel tempo pieno o nei doposcuola. Pertanto i ragazzi si fanno la loro esperienza nella scuola con i loro insegnanti e soprattutto con i loro compagni, che non si sono scelti, ma si sono ritrovati. E quindi è un'esperienza molto costruttiva che lascia il segno e che fa emergere spesso anche tutte quelle debolezze che nascono anche nel proprio ambiente familiare. Per cui la scuola è proprio il luogo sociale dove noi da docenti ritroviamo tutte quelle difficoltà della società che si ripercuotono sui bambini e sulla loro crescita. E quindi l'insegnante non è solo un insegnante perché insegna la materia, ma si ritrova prima di tutto a dover ascoltare gli alunni, a dover ascoltarli uno per uno, a guardare le loro debolezze, a cercare i loro talenti, a cercare di farli crescere. E in tutto questo è molto importante avere una doppia visione, quella disciplinare, ma soprattutto quella della persona, l'attenzione alla persona. Un'attenzione non sempre facile da avere, anche perché le classi vedono molti ragazzi, sono numerose, e anche perché ciascuno di noi è una persona che si porta dietro anche il suo, e quindi non è solo quello dell'altro, l'ascolto dell'altro, è l'ascolto dell'altro attraverso il proprio vissuto e la propria esperienza. Quindi non è facile nella scuola riuscire a tenere sempre un aspetto
oggettivo, un aspetto di osservazione, un'osservazione appunto oggettiva. Ecco perché da dirigenti poi si ricorre appunto alle figure specifiche che hanno un loro ruolo e soprattutto hanno una loro connotazione e una loro esperienza personale. Quindi nella scuola noi troviamo veramente tutte le esperienze e il Covid ha fatto sì che anche quella parte che veniva coperta, diciamo, che rimaneva nascosta sotto aspetti più di gioco, di rapporto molto di vicinanza, siano esplosi perché la vicinanza non c'è più stata, il gioco non c'è più stato, ci sono state molte limitazioni e quindi si è repressa quella parte giocosa che serviva a incanalare alcune pressioni interne che c'erano. Pertanto, in questo anno da tutti definito molto difficile, poi la variazione dipende molto dalle scuole, dalla loro organizzazione, dai tipi di utenza. Quindi in questo anno noi abbiamo modificato tutti le nostre modalità di rapporto, abbiamo modificato la modalità di intervento e la stessa lontananza dai ragazzi, il dover rispettare il metro, il dover portare la mascherina, ha fatto sì che molti atteggiamenti di accoglienza non si siano espressi, non si potevano esprimere. E quindi chi era già debole, si è rifugiato ancora di più nella sua debolezza. Tant'è vero che, queste figure di supporto, come gli psicologi, lo psicologo scolastico, e tutti quegli altri, gli stessi, ad esempio, scusate, faccio una parentesi, gli stessi laboratori personali o familiari, e sulla base anche delle, come dire, risorse interne alla famiglia, poi si possono essere più o meno manifestate. La scuola da sempre è un contenitore funzionale per la rilevazione dello stato del bisogno del minore. Perché? Perché, come diceva la professoressa Dari, i bambini stanno tantissimo tempo a scuola. Non è che la scuola con il Covid non c'è stata, c'è stata una scuola alterata, c'è stato un cambiamento. Se pensiamo potremmo chiamare il primo Covid e il secondo Covid, no? La prima fase e la seconda fase. È chiaro che come ho lavorato quest'anno non è come ho lavorato l'anno scorso, ma io ho sempre lavorato anche, diciamo, in tempo di Covid come esperto. Diciamo che dove ero già dentro, quindi parliamo del primo Covid, ho potuto riadattare, avendo un'analisi sistemica interna dell'ambiente di esercizio, ho riadattato la progettualità, in modalità online. Quindi garantendo una continuità di servizio. Cosa è accaduto invece nella seconda fase? Nella seconda fase invece c'è stata un'apertura ancora maggiore perché molte scuole che non avevano avuto negli anni uno psicologo, non magari per loro volontà, ma per difficoltà anche di affidamento ad esperti per mancanza di fondi, cosa è accaduto? Che con diciamo, le risorse che sono state emanate con l'accordo CNOP-MIUR hanno potuto diciamo, permettersi lo psicologo a scuola. E io personalmente sono stata chiamata da tantissime realtà territoriali, con mio grande dispiacere in alcuni casi ho dovuto rinunciare anche all'intervento. Perché? Perché comunque bisognava poi organizzare anche un lavoro funzionale all'interno, cioè lavorare in una scuola vuol dire avere una meta competenza sistemica dell'intervento, non vuol dire entrare a scuola e fare un intervento indipendente da quello che è l'ambiente. Quindi, come dire,
come sono soliti parlare i docenti, no? Una didattica verticale, una didattica orizzontale. A me piace parlare di circolarità, nel senso che ci sono tanti piani multidimensionali che si sovrappongono. Quindi entrare nelle scuole dove io, per esempio, non ero mai stata perché non avevo uno storico pregresso, ha voluto dire iniziare a fare degli incontri con i docenti online, innanzitutto con i docenti che hanno una mappatura significativa del loro interno e quindi capire quali erano già delle risorse interne costruttive e quali invece andavano riorganizzate. Gli interventi sono diversi, sono stati diversi, non c'era solo lo sportello d'ascolto con il counseling individuale o familiare online, dove è stato possibile nella seconda fase del Covid, cioè l'inizio di quest'anno, come ad esempio gli istituti comprensivi, immediatamente la presenza è stata garantita, per cui io ero fisicamente nelle aule e quindi negli spazi delle scuole. Dove invece era più, come dire, difficoltosa la mia presenza, perché i ragazzi, pensiamo alle scuole di secondo grado, dove c'è stata il 50% prevalente della didattica online, quindi digitale in presenza, si sono mantenuti degli sportelli online differenziate nelle fasi, diciamo, negli orari scolastici in base proprio alla tipologia del sistema scuola. In alcune scuole io facevo sportello di pomeriggio per gli adolescenti, in alcune scuole facevo lo sportello di mattina. Questo chiaramente secondo poi la struttura e le parcellizzazioni interne all'ambito scolastico. Quello che mi premeva un po' riprendere, un po' così introdotto da Maria sul tema della vulnerabilità, di quelle che sono le fragilità dei nostri ragazzi, che cosa è emerso particolarmente forte quest'anno? Diciamo che, come dicevo, il pentolone si è scoperchiato, non è che non ci siano mai state delle grandi fragilità, a partire dagli apprendimenti, per poi capire sulla sfera emotiva quali situazioni possono andare a toccare maggiormente lo sviluppo del minore. Soprattutto questa didattica e quindi questa distanza, no, proprio fisica dall'altro ha rinforzato attraverso anche la didattica digitale l'utilizzo dello strumento digitale. Allora, mentre noi qui presenti magari siamo già, come dire, impegnati in una vita sociale e anche lavorativa, l'adolescente si è trovato, io dico sempre che ormai il telefonino è un prolungamento di una loro mano. Quindi e hanno già una distorsione percettiva perché sono molto più easy di noi, quindi noi adulti o comunque noi di altre generazioni. Quindi il rischio in cui sono caduti è stato proprio la trappola della dipendenza digitale, perché hanno trascorso tantissime ore, oltre a diciamo, fare didattica, anche per rimanere a contatto con il loro mondo sociale. Il loro mondo sociale era incontrare gli amici o il ragazzo online. Quindi online le grandi, diciamo, i grandi social che i giovani utilizzano, che è Instagram prevalentemente, a differenza magari di noi di una certa età che usiamo maggiormente Facebook. Cosa è diventato? È diventato il loro riescono a seguire più di una conversazione in contemporanea e potevano anche seguire le conversazioni mentre facevano lezioni digitali con i loro docenti e in contemporanea parlavano con altre situazioni. Qual è la gravità? Se da una parte questa ci sembra quasi una creatività evolutiva in base al loro periodo storico, in realtà quello che si è maggiormente evidenziato sono state le difficoltà anche ad organizzare diversamente la loro vita quotidiana, perché sono caduti in uno stato quasi catatonico, no? Di abbandono. E questo, se pensiamo che il banco per molti ragazzi non era la scrivania o il tavolo della cucina, per alcuni era il letto. Cioè, parlo degli adolescenti, spesso non si alzavano, non si vestivano neanche per fare lezioni. Sicuramente questo è diverso, parlo degli adolescenti, per
diciamo, le fasce evolutive più piccole, dove comunque era necessaria la presenza del genitore, dove in alcuni momenti topici della didattica molto è stato concertato insieme alla figura degli adulti, quindi dei genitori o comunque di chi era in casa in quel momento ad ausiliare i bambini. Quindi, che cosa è accaduto? Che moltissimo le due macro aree che io ho potuto rilevare all'interno, diciamo, anche delle prese in carico agli sportelli, questo disagio psicologico caratterizzato intanto da una difficoltà a riconoscersi, quindi un ritiro, un evitamento sociale, una tendenza anche all'abbandono anche degli studi, della scuola. Se io penso a quanti ragazzi sono stati sospesi adesso a livello didattico per le fasce adolescenziali, quanti si sono ritirati verso maggio, quanti proprio non ce l'hanno fatta, come altri invece sono riusciti ad organizzarsi probabilmente con un'attrezzatura anche emotiva, familiare, supportiva diversa. Quindi da una parte si sono un pochino, come dire, maggiormente amplificate queste vulnerabilità. Dall'altra, una che sicuramente, diciamo, si allinea all'utilizzo del digitale, è stata la trasformazione di questo strumento in un passatempo, per cui anche degli agiti di aggressività, ascrivibili anche come cyberbullismo, che cosa diventano? Diventano un modo per comunicare in maniera alterata qualcosa. Maria proprio aveva espresso, no, questi ragazzini che prima avevano dei momenti di incontro, non avevano le mascherine, potevano avere una decompressione emotiva rispetto al loro stato di bisogno, adesso compressi, che cosa fanno? Scaricano, no? Un po' in maniera pulsionale, in che modo? Con quello che hanno a disposizione. E a tale proposito io sono stata chiamata proprio con interventi diretti su situazioni di cyberbullismo. Nella prima fase del Covid, che vi avevo detto, quella quando la nostra Italia, il mondo si blocca e dobbiamo un po' arrangiarci con la didattica digitale che rovescia il sistema scolastico, quindi quella di marzo, per intenderci, marzo e aprile, che cosa succede? Che ancora le piattaforme non erano organizzate come lo sono state poi da settembre in poi, per cui non garantivano la privacy. E uno diciamo, degli agiti maggiormente messi in campo dagli adolescenti, ma non solo, anche e soprattutto dai preadolescenti, quindi mi riferisco alla scuola secondaria di primo grado, era proprio quello di far infiltrare, no, degli esterni durante le lezioni che poi disturbavano o comunque aggredivano in un certo modo i presenti. Queste situazioni si possono anche estendere con la presa in giro da parte di alcuni minori utilizzando il telefonino, perché possiamo fare delle fotografie, possiamo registrare, possiamo fare degli audio e possiamo fare degli sticker, ad esempio, no? E quindi inviarli così in maniera diretta, senza pensarci, al gruppo della classe o a un'amica, insomma, improvvisamente diventano social. E lì abbiamo magari aggressioni ai docenti, o fra di loro, derisioni, schiacciamenti, insomma, queste due macro aree, come vi ho detto, no? Da una parte una tendenza molto forte al ritiro, all'isolamento, alla frustrazione, all'angoscia e alla dipendenza, dall'altro proprio anche questi aspetti di aggressione che deve trovare un altro modo perché non stiamo parlando di ragazzi che hanno uno storico deviante, eh? Stiamo parlando di ragazzini che improvvisamente iniziano a giocare. Mi è piaciuta molto la frase di Maria che diceva: non hanno avuto più degli spazi ludici. Quindi questi spazi ludici sono stati un po' ricostruiti, riorganizzati, inventati, non sempre in maniera costruttiva, ma anche disfunzionale. E quindi hanno potuto pensare di divertirsi prendendo in giro, schernendo, ad esempio, degli adulti con sticker, oppure entrando nelle lezioni, oppure commentando a lato delle situazioni. Quindi
Questo, Maria, per intenderci un po', lo scenario grande, no? Se vogliamo, di questa società, di questo mondo anche scolastico che viene caratterizzato e, diciamo, segnato dal periodo dell'emergenza Covid. Non la sentiamo, giusto? Infatti. Guardi all'audio. Sì. Ok. Grazie Serena, è stato tutto molto chiaro. E mi hai fatto ricordare che l'Agenda 2020-2030 del Ministero suggerisce proprio l'utilizzo dell'arte terapia in questo senso, sia per aiutare i ragazzi a esprimere i propri sentimenti. Tuttavia, l'arte terapia non appartiene a tutti, anche qui o ci rivolgiamo a degli esperti oppure gli insegnanti si dovranno attrezzare. È vero che gli insegnanti sono abituati a insegnare artistica, a insegnare tante cose, tuttavia sono due mondi, diciamo, vicini, affini, ma non sempre l'uno si aggiunge all'altro. L'altra cosa che mi hai fatto ricordare è che molti dei ragazzi che erano più timidi, più riservati e che comunque avevano dentro comunque dell'amarezza, spesso si sono espressi con spavalderia e con perdita di pudore. E quindi abbiamo visto in epoca Covid ragazzi che normalmente erano belli tranquilli crearsi una piccola gang e esprimersi in maniera anche violenta. Ecco, la scuola credo che si sia dovuta adattare in periodo di Covid, facendo lezione con la DAD anche a ragazzi che in casa avevano poco spazio oppure avevano i fratelli piccoli, avevano i genitori in smart working e quindi si sono trovati a dover lavorare in ambienti compressi, per cui si sono ulteriormente compressi e quindi provati. Dobbiamo ritrovare invece quella capacità di far emergere i talenti, perché ogni ragazzo ha il suo talento, ogni ragazzo ha una parte più debole, diciamo, ma anche una parte forte che va ritrovata, riconosciuta, riconosciuta dal ragazzo stesso, che molto spesso ha poca fiducia nelle proprie capacità, e fargli trovare quindi la sua giusta strada. Questo è il grande compito orientativo della scuola e della scuola insieme a chi sa aiutare gli insegnanti nel percorso che magari, in cui loro magari non hanno tutti gli attrezzi. Infatti, successivamente dirò un'altra piccola cosa. Tuttavia, ci sono alcuni strumenti che gli insegnanti possono usare e a cui possono ricorrere avendo la giusta informazione e formazione. Allora io chiedo a te, Serena, in che modo si possono accompagnare in particolare i bambini e i preadolescenti, che sono le fasce, quelle della preadolescenza è una fascia molto debole, molto a rischio, in situazioni appunto di disagio personale, di vulnerabilità. Come un insegnante, anche attraverso la DAD, anche perché io non credo che con i tempi futuri la DAD sarà completamente abbandonata. Quali sono gli strumenti che gli insegnanti possono usare? Questa è una domanda centrale per tutti noi adulti, diciamo che è un po' un passepartout per la relazione, una relazione che può essere appunto online, ma può essere in presenza.
E la prima cosa che un adulto, che sia un insegnante, che sia un capo d'istituto, che sia un collaboratore scolastico, che sia un esperto esterno, che sia un genitore, che deve curare un po' come patrimonio personale, è l'ascolto. L'ascolto dell'altro. Un ascolto che è una bella parola, è grande, la conosciamo bene. Ma non sempre facile da mettere in campo. Una delle prime, mi vengono in mente proprio gli sguardi dei ragazzi che seguo, ma anche dei bambini, dei preadolescenti, sempre di più. Dottoressa, quando sono qui con lei, improvvisamente sento che posso esprimermi, che posso parlare, perché lei mi ascolta. Questa parola, così come io ve la restituisco, è una parola piena di tante emozioni, perché fa operare un ascolto attivo vuol dire essere sintonizzati con l'altro. E ciascuno di noi può sintonizzarsi con l'altro se capisce che tipo di sintonizzazione ha con se stesso. Perché i nostri discenti, se entriamo proprio nel termine tecnico della scuola, gli alunni, ma i minori, le persone, i bambini, sentono se noi siamo lì ad ascoltarli o se stiamo lì a fare il nostro lavoro, no? In una maniera anche corretta, professionale, importante, ma sentono se siamo collegati. A me piace tantissimo il film Avatar e quindi c'è quell'immagine, no? Quando c'è la connessione, no? Con la coda, no? Quella cosa magica, quella è una connessione che porta l'altro a sentirsi visto. E un docente può farlo benissimo nella propria aula. Ci sono insegnanti che mettono il cuore, io penso alle fasce piccoline, no? Quindi che sia una materna o una primaria, che questi bambini o dei preadolescenti nelle scuole secondarie, cosa fanno? Sono lì con se stessi, con i loro occhi, con la loro tristezza, con la loro gioia, anche dietro la mascherina, per come tengono la penna, per come mettono il quaderno, per come si siedono, per come ti guardano, per come si distraggono, per quando si distraggono, in quali momenti ti chiedono di andare in bagno. Ieri ero in una terapia di gruppo con adolescenti. E a un certo punto qualcuno si alzava di continuo per andare in bagno. È chiaro che Capito. era un significato fortissimo e chiedeva il permesso, no? Quasi fossimo, eravamo nel mio studio, non ero a scuola, ok? Eppure c'era talmente anche rispetto del momento, no? Di condivisione, che però c'era un bisogno che improvvisamente era diventato un bisogno sistematico che chiaramente attivava, no? Un'emotività e quindi a livello non verbale quel minore che si alzava di continuo mi stava segnalando delle cose il suo sentirsi all'interno. Quante volte i vostri alunni vanno in bagno e chiedono di poter uscire, ma quanto è importante quell'uscita, perché se stanno chiedendo di andare, in quel momento non sono più lì con noi. Sono in difficoltà, ci stanno dicendo io non ce la faccio a stare qui e tu hai capito che io non ce la faccio a stare qui. Non chiedono di capire il perché loro non ce la fanno, ma chiedono l'ascolto e rendersi conto che l'altro ha qualcosa. Non sempre abbiamo le risposte su quello che sta accadendo e non sempre le dobbiamo trovare. Connettersi con un'altra persona, quindi agire un ascolto attivo vuol dire rendersi conto che l'altro c'è per come riesce ad esserci in quel momento, non per come noi vorremmo che fosse in quel momento, perché stiamo spiegando quella materia, perché abbiamo i nostri tempi, abbiamo i nostri orari. Questo è un problema nostro, è un problema dell'adulto. È un problema dell'adulto che già ha sovrastrutture per gestire la sua vita. Il bambino, il preadolescente, l'adolescente ci sta chiedendo: accompagnami. Io sono qui, ho scelto questa scuola, sono capitato in questa classe, ho te come docente. Io sono qui per capire come diventare grande. E lo posso fare.
per come riesco anche a sentirmi percepito. Quindi la mente dell'adulto deve accogliere l'altro, ma è l'adulto che deve sentire di potersi di poter accogliere. Se l'alunno non ha, il docente non accoglie, l'adulto non accoglie, quale percezione avrà quel minore di quell'adulto? Che paradossalmente poi si strutturano degli schemi perversi, disfunzionali anche sulla relazione, no? Ma questa è un'altra storia, potrebbe essere un altro webinar. Quindi quello che è fondamentale, Maria, è che il primo elemento sia connettersi. La connessione può avvenire in classe, può avvenire nel sistema classe, come può avvenire in una maniera più privata, perché poi il docente, no, chiama a parte uno dei suoi studenti. Oppure può avvenire in un momento privato con la famiglia, ma costruito ad hoc, non di restituzione sugli apprendimenti e d'andamento, ma di attenzione a quello che stiamo cogliendo del momento del nostro minore. E poi chiaramente un ambiente preposto e quindi anche strutturato e altamente professionalizzato diventa lo sportello d'ascolto. Cioè dello sportello d'ascolto, che è questo servizio, no, fruibile a scuola, gestito da uno psicologo che può creare una condizione di relazione significativa con la persona che in quel momento ha segnalato o è stato segnalato, diciamo, per ricevere un ascolto attivo, perché anche questa è una parentesi molto importante: in che modo gli studenti possono fruire del servizio psicologico. È chiaro che c'è tutta una legge sulla privacy, sul consenso informato, sul coinvolgimento delle famiglie quando si ascolta un minore, cioè quando viene individuata una fragilità o quando appunto il docente colte delle delicatezze, oppure un apprendimento che è diventato improvvisamente basso. E quindi che cosa avviene? Avviene che si può chiedere aiuto e fare in modo, con lo psicologo e la famiglia, se ci sono i requisiti, di avvicinare il minore e quindi iniziare un percorso durante il periodo scolastico. Quindi quello che posso portare anche alla luce della mia esperienza personale con delle realtà che sto seguendo e sto curando da poco, è che si può lavorare insieme, cioè lo psicologo non può fare nulla se non si integra all'interno della struttura di accoglienza, quindi dell'istituto di accoglienza, cioè l'analisi del sistema parte dall'alleanza che si deve costruire anche con la dirigenza, con il corpo docente. Questo lo possono dimostrare, mi vengono in mente due esempi importanti di istituti comprensivi della provincia, ne prendo uno della provincia di Roma e uno della provincia di Frosinone, dove all'interno dell'istituto della provincia di Roma, che c'era già un servizio, no, anche educativo di accompagnamento del minore, di ascolto attivo del minore, si è creato un continuum laddove c'erano poi livelli di delicatezza che andavano fuori dalla competenza del docente, e quindi io sono intervenuta nella presa in carico all'interno proprio del consenso informato e quindi della volontà da parte delle famiglie di intervenire sul minore. Si è co-costruito un sentiero in continuità, cioè si è partiti dall'ascolto, il docente verificando e quindi rendendosi disponibile per i suoi alunni, ha raccolto uno stato di necessità che andava oltre, diciamo, una risposta, un ascolto educativo, no? C'era qualcosa di più complicato, di più complesso, e quindi abbiamo costruito un sentiero in continuità con lo sportello d'ascolto. Quindi la prima supervisione, l'esperto, la fa l'adulto, perché quel docente si è rivolto allo sportello, quindi si è messo in gioco e lui stesso ha richiesto di essere ascoltato per capire dove era arrivato. Questo, diciamo, è uno degli approcci ideali dell'intervento, anche strategico, a scuola. Perché? Perché non possiamo andare da nessuna parte da soli, non siamo isole.
abbiamo bisogno di costruire insieme dei percorsi funzionali all'ambiente in cui ci troviamo, allo spaccato che rappresenta quel sistema scuola in quella precisa provincia, in quella precisa regione, perché non possiamo fare delle generalizzazioni. È chiaro che ci devono essere dei protocolli più o meno standardizzati, ma ci deve essere un'azione di comprensione di quello che è lo stato di necessità specifico. Un altro esempio di grande processo di integrazione, quindi di lavoro sinergico e costruttivo, avviene nella provincia, appunto dicevo, di Frosinone, dove proprio su una situazione di cyberbullismo il capo d'istituto prende in mano la situazione in maniera funzionale, anche normativa, e quindi coinvolge la famiglia, i docenti, per poi fare un lavoro di intervento focalizzato con il minore e quindi anche la famiglia, cioè di tipo psicologico. Quindi anche qui vi ho fatto vedere, no, un continuum. È chiaro che la situazione avviene a scuola, viene letto lo stato anche di agito aggressivo che diventa poi un agito deviante, quindi sono due situazioni diverse, ma poi però bisogna fare un intervento, perché è inutile dare un intervento normativo e dire ok, ci sarà una sospensione, ci sarà qualcosa. Qui bisogna capire che cosa sta accadendo. E quindi il capo d'istituto che prende in mano questa situazione, ma non da solo, con il suo gruppo di lavoro, con i docenti, con la famiglia, con lo stesso minore, e poi in una fase successiva, no, un invio diretto allo sportello e quindi un lavoro più mirato diciamo all'intervento sul minore e alle cause o alla situazione di vulnerabilità che in quel momento stava vivendo lui e la sua famiglia. Quindi l'esplicitazione, il riconoscimento che sia accaduto qualcosa, quel qualcosa non deve essere visto come un comportamento e quindi redarguito solo per il comportamento. Non dobbiamo mai disgiungere la dimensione intrecciata, emotiva, relazionale, di applicazione, cioè di esercizio, dove è avvenuta quella situazione. E quindi fare, diciamo, un'analisi più integrata dell'intervento. Questo, Maria, proprio due aspetti significativi che meritavano, no, un po' di essere tratteggiati per far vedere proprio come si può lavorare a scuola quando c'è proprio un lavoro d'équipe, no, fra tutte le figure coinvolte. Infatti volevo sottolineare, Arianna, spegni il microfono. Allora, volevo sottolineare, è successo qualcosa? Aspetta un attimo, aspetta. Vedo solo Arianna Grossi qui. Io non so se mi sentite. Sì, ti sentiamo. Buongiorno. Stavo parlando. Buongiorno Arianna, buongiorno a te. Ok, io vi ho sentito, ero qui in muto. Va bene, continuiamo, ci sentiamo dopo. Finisco questa cosa perché Serena mi ha fatto nascere una spiegazione che vorrei dare. Come ha detto la signorina di Armando Editore, io ho diretto anche la Scuola per l'Europa di Parma, che ha sede a Bruxelles. È una scuola nata per i figli dei dipendenti degli uffici europei e ha un'organizzazione diversa, perché si esce a 18 anni col baccalaureato. Che cos'ha di particolare e di funzionale a quello che Serena ha detto fino a questo momento? Gli insegnanti hanno un'ora ogni 15 giorni, o comunque un ricevimento ogni 15 giorni, non dedicato ai genitori, e quella è una cosa a parte, dedicato ai genitori sull'andamento scolastico, ma dedicato al ricevimento sia dei genitori che a maggior ragione degli studenti per eventuali necessità, per confronti, ma di carattere educativo. Allora, questo mi piacerebbe che fosse anche nella scuola italiana, ma ovviamente ci vuole una formazione per gli insegnanti che sappiano
fare l'ascolto attivo, molti lo sanno fare perché si sono dedicati personalmente a queste ricerche, a questa formazione. L'ascolto attivo, la parafrasi e tutto quegli strumenti che servono per far educere, per far tirar fuori dai ragazzi quel magone, tra virgolette, che hanno dentro e che li rende così aggressivi. Allora, questa sarebbe una cosa importantissima e Serena, veramente hai trovato anche delle scuole all'avanguardia in questo senso, perché la scuola italiana non prevede così esplicitamente queste forme. Ma veramente è un'ottima cosa che gli insegnanti sappiano cogliere le necessità dei loro studenti deboli, non puntando il dito, ma attivando tutti quei percorsi anche con gli specialisti che poi si fanno carico di sciogliere i nodi interni agli studenti. Questo non è di tutte le scuole, anzi è veramente una rarità per quello che ne so io. Però questo sarebbe veramente un percorso che porta a risultati. Quindi gli insegnanti con la loro capacità e soprattutto con la loro formazione, che deve essere specifica nel senso dell'ascolto attivo, per poi tradursi, trasformarsi nell'incanalare, diciamo, il ragazzo con le sue difficoltà, ma molto spesso la famiglia, perché dietro a un ragazzo fragile c'è spesso una famiglia fragile, o che perlomeno non ha saputo cogliere le fragilità del figlio, verso gli specialisti che lo possono aiutare. Tu cosa dici? Questo potrebbe essere il percorso? Proprio su questo, nell'esperienza, nel tempo, ho iniziato proprio a ragionare quali strumenti fornire, no? Perché non tutti devono venire necessariamente dallo psicologo, non sempre diciamo una situazione deve trasformarsi in una presa in carico, c'è tutto proprio un filone legato a quello che è anche l'ambito preventivo, e in questo a scuola uno spazio importante è l'intervento sui sistemi classe, che da sempre, chi mi conosce, esercito non da sola, no? Ma in una maniera concertata con il docente in aula, soprattutto nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo grado, perché io dico sempre, io entro ma poi esco, ma il docente resta. Certo. Quindi è un momento di grande, come dire, messa alla prova di se stessi, cioè spesso aleggiano, no, le nostre paure, ci precedono, e quindi per timore di essere visti nelle nostre fragilità. In realtà le nostre fragilità, se impariamo a capirle, a portarcele, forse possono diventare delle preziose risorse. In questo chiaramente l'aspetto fondamentale della persona è mettersi in gioco. Quindi l'intervento di sistema diventa improvvisamente un'occasione di incontro e quindi anche di ascolto attivo dell'altro in una maniera strutturata, cioè una cornice che noi andiamo a definire con quello che appunto può essere un progetto psicoeducativo finalizzato al supporto delle fragilità o delle vulnerabilità in essere in quella sistema classe piuttosto che in un'altra. E in questo modo nasce la mia idea di costruire proprio, diciamo, delle guide, no, metodologiche, dove il docente può decidere di fare quello che ritiene più funzionale, cioè non è che quello è un verbo da seguire in maniera strutturata. È uno stimolo, no? Un'occasione di riflessione, di apertura, con prospettive anche nuove. Quindi io mi sono resa conto, e questo partendo chiaramente dalla mia esperienza anche clinica, che uno strumento può essere, come la narrazione, può diventare una metafora narrativa funzionale ad un processo anche di affettività.
In che modo? Attraverso proprio delle autobiografie narrative. Qui nasce la storia di Sally. Sally, che è una ragazza ora adolescente, che ha un percorso, no, di sofferenza, di una vittima di bullismo dalla scuola primaria e reiterato nella scuola secondaria di primo grado, non riesce a sentire intorno a sé delle persone in grado di aiutarla perché minimizzano, no? Ma non ti preoccupare, ma vedrai, smettila, forse ignoralo, oppure semplicemente qualcuno le dirà, beh, ma forse è anche colpa tua se ti succede anche questo, no? E questa bambina, poi preadolescente, non getta la spugna, non getta la spugna perché? Perché ha un patrimonio, non siamo in tempo di Covid, questa è una narrazione antecedente, quindi ha ancora le sue attività esterne, quelle della decompressione, cioè gli ambiti che possono essere dello sport, della musica, no? Gli ambiti esterni che diventano un rifugio, che diventano proprio una canalizzazione funzionale per affrontare tutto quello che la nostra Sally vive nel sentiero scolastico evolutivo. E quindi arriva ad essere un adolescente, quindi finalmente nella secondaria di secondo grado trova qualcuno che l'ascolta. Sente parlare dello sportello e nello sportello farà un percorso personale rispetto alla sua, diciamo, disagio psicologico per essere stata una vittima di bullismo. Questa, in questa occasione insieme io lavoriamo e l'aiuterò a narrare, quindi nelle narrazioni prodotto del lavoro interno del counseling, viene fuori un'autobiografia narrativa traslata. Questo strumento, grazie all'alternanza scuola-lavoro, viene testato in un istituto comprensivo della provincia di Roma, che su una serie di classi, quindi di ragazzini di 11 anni, quindi una storia scritta da una adolescente viene testata all'interno di un sistema di classe di primo grado di ragazzini di 11 anni, co-condotti da me e dai ragazzi in alternanza scuola-lavoro. Che cosa viene fuori? Viene fuori un sentiero di mutua corresponsabilità, di co-costruzione, di riconoscimento di quello che può essere un viaggio sulla la presa di coscienza di cosa si può provare in un percorso di bullismo. Quindi c'è un ascolto reciproco, guardate un altro livello, no? Adesso Maria siamo passate in un altro livello di ascolto attivo, vi ho inserito l'ascolto fra pari, che è appunto un modello, no? Che molti di voi conosceranno della peer tutoring, che io esercito in cross level, cioè per età differenti. Quindi immaginate che questo adolescente formato in alternanza con l'utilizzo della narrazione come strumento formativo diventa un co-conduttore insieme allo psicologo per dei sistemi classe. Ebbene, i bambini, i preadolescenti di questo sistema classe fanno un viaggio di prevenzione in tema di bullismo. Quest'anno, vi do un'anteprima anche a te Maria, faccio una sperimentazione ulteriore. Sono in un sistema classe, porto Sally ad una primaria, quindi non più ai preadolescenti, porto la storia di Sally a dei bambini di terza elementare e proprio insieme all'insegnante abbiamo fatto un viaggio esplorativo dove questi bambini improvvisamente hanno costruito un sentiero emotivo di lettura narrativa dove il personaggio di Sally è diventato un riferimento per rileggersi. E la cosa più bella che è accaduta, a questo punto faremo una sperimentazione proprio in scuola primaria di questo utilizzo del testo, i bambini alla fine mi hanno detto, ma dottoressa, ma con lei improvvisamente abbiamo parlato di cose grandi in maniera così semplice che abbiamo capito tante cose. Cioè questa traduzione, no? Così, come dire, semplificata da una bambina di 8 anni.
È chiaro che quando io ho visto quello, ho detto, ho regalato subito il mio libro alla maestra, cioè la maestra non sapeva neanche che io avessi scritto un libro, gliel'ho regalato e gli ho detto, guardi, l'anno prossimo faremo un lavoro di potenziamento teatrale su questa realtà e in quinta faremo il cross level con il peer tutoring con i bambini più piccoli, cioè formeremo questo, ecco, Maria è la rappresentazione dello strumento che vi ho ritradotto nell'utilizzo da parte del docente, con una semplice storia che in realtà è una semplificazione di un'elaborazione di una sofferenza, frutto di un lavoro proprio psicologico e guidato e accompagnato, si può fare prevenzione primaria negli ordini precedenti. Credo di averti risposto, Maria, alla tua... Certo, è il discorso della ricerca dei talenti di cui parlavamo, dove i talenti significa proprio tirar fuori quella parte positiva, costruttiva, di forza per raggiungere ciascuno i propri obiettivi, anzi, prima individuare i propri obiettivi e poi raggiungerli. Perché se un bambino ha sempre le bastonate a casa, a scuola, parliamo di bastonate morali, diciamo così, non ha fiducia nei suoi talenti e non li dimostra. Quindi direi, Serena, che veramente hai saputo costruire un percorso chiaro, molto chiaro, almeno per me è molto chiaro, e soprattutto molto proficuo, quindi... Fortunati quelli che riescono ad entrare in questo percorso che secondo me va esteso, va portato anche altrove, perché ripeto, la mia esperienza all'estero, diciamo così, in Italia ma con queste scuole, è proprio di grande positività perché i ragazzi si sentono accompagnati. E non sempre i genitori hanno il tempo, la forza, l'educazione, la conoscenza per poter arrivare lì. E soprattutto non sempre i genitori conoscono i loro figli, perché questi figli coi genitori sono in un modo, a scuola sono in un altro, nel bene e nel male, magari a casa sono meglio, a scuola sono peggio o viceversa. Quindi sono proprio due mondi che devono trovare una loro connessione. E non sempre si riesce. Spesso è la terza persona che arriva nuova e che è quella su cui magari un bambino decide di far vedere, a cui un bambino decide di mostrare la sua personalità, perché pensa che essendo nuova non ha pregiudizi, ad esempio. Scusa, non è che... Io credo che hai dato un'ulteriore, no, specificazione al senso, che è per questo che vorrei chiudere un po' la nostra... chiacchierata, no? Perché è stato, ecco, un confronto molto utile di restituzione sociale, di un approccio che non deve pensare che il vecchio non sia utile, è tutto utile, ma dobbiamo sempre porci verso l'altro in una posizione di curiosità e di esame anche dei nostri limiti, perché spesso si ha paura, no, non fare delle cose giuste o si ha timore. In realtà l'adulto non deve aver paura di sbagliare, di mettersi in gioco, però si deve preparare per questo, cioè soprattutto quando abbiamo a che fare con l'altro, cioè se dobbiamo lavorare con l'altro, ognuno nella dimensione che afferisce, no, alla propria professionalità, deve sapersi mettere in gioco. Quindi mi piace chiudere con qualche riga che ho scritto, no, nel testo, per passare proprio la metafora narrativa e il senso del titolo, no? Un gradino dopo l'altro, è proprio un viaggio di analisi, di costruzione, sperimentazione in tema di bullismo, dove la scuola si trasforma in bussola, il docente in capitano, l'aula nella nave, mentre gli alunni sono l'equipaggio che scoprirà le coordinate
della mappa di ricerca. Questo è proprio un po', secondo me, il cuore. E con questo io ringrazio l'Armando Editore per questa opportunità e chiaramente poterlo fare insieme a Maria, che, no, come dire, è una per me, insomma, una persona molto cara, per proprio l'idea che ha abbracciato, no, anche un po' di costruire una collana dove gli strumenti siano a servizio di lavorare bene quando abbiamo a che fare con le persone. Grazie, grazie mille, vi ringrazio tanto. Non so se ci sono domande, qualora ci fossero vi prego di utilizzare il tasto di alzata di mano oppure scrivere in chat. No. Allora, saluto, interessantissimo. Arrivederci. Grazie, grazie. Complimenti e leggeremo il libro. Grazie, grazie. Anche perché ho avuto modo, insomma, di condividere questa esperienza con le mie burrascose terze della Zanella e eravamo riusciti, era stata lei ovviamente capacissima a coinvolgerli e non è un'esperienza semplicissima, insomma, però è andata bene, speriamo l'anno prossimo di rifarla, veramente. Grazie a lei. Grazie, grazie. Grazie, arrivederci. Arrivederci. Grazie, veramente interessante, ci riporta veramente alla dimensione profonda anche del docente, grazie tante. Sì, beh, direi che la professione del docente quest'anno è stata messa a dura prova, tra il 2020 e il 2021, devo dire che è stato... Io vorrei sentire Monica, com'è Monica? Come si chiama? Monica Vin? Vincenzi, guardi, sai che è una nostra autrice sempre, però... Ciao Monica! Ok. Complimenti, davvero interessantissimo il lavoro, molto interessante. Lei ha partecipato anche mimicamente. Sì, l'abbiamo sentita molto, avevamo la fortuna di vederla, quindi sì, insomma, sì. Il non verbale era significativo. Sono espressiva. Non la vostra partecipazione proprio si avvertiva nonostante il video. Beh, sono argomenti che sento molto, perché ho insegnato tanti anni, perché faccio la pedagogista, in particolare con l'arte, quindi e ho visto con mano cosa succede quando ci sono questi problemi di bullismo, veramente, veramente a volte molto serie. La cosa importantissima è quella che ha detto la dottoressa Serena, che cioè se i ragazzi non solo riescono a superare il ruolo da vittima, ma diventano dei leader capaci di stimolare gli altri a uscirne, cioè il successo è grandissimo. Quindi complimenti, complimenti. Grazie, grazie. Grazie. Grazie a voi. Grazie, io spero che insomma il webinar sia stato uno spunto un po', penso che siano più o meno tutti insegnanti quelli che ci stanno seguendo oggi. E... anche perché insomma nell'ultimo anno e mezzo abbiamo vissuto una complessità a cui non eravamo assolutamente abituati e soprattutto dal punto di vista dell'insegnamento e degli insegnanti, della scuola in particolare, penso che sia stato molto 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 complicato adattarsi a tutto. Cioè è una complessità talmente grande che le sfaccettature sono tante, enormi, tantissime. Io ringrazio tutti e, grazie a voi. E questo webinar sarà sul nostro canale YouTube a partire dai prossimi giorni. Ringrazio la dottoressa Zurma e la professoressa Dari, grazie mille e ringrazio tutti i partecipanti di oggi. Grazie e buona giornata. Grazie, arrivederci. 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 Arrivederci.